Le pietre d'inciampo sono dei piccoli blocchi quadrati di pietra ricoperti di ottone. Queste vengono poste davanti alla porta delle case nelle quali vivevano le persone poi deportate nei campi di sterminio. Esse tutte insieme costituiscono una vera e propria cartina geografica della memoria che collega tutta l'Europa. Quando ci inciampi, appunto, ti ricordi di loro, dei milioni di ebrei sterminati dai nazisti, ma anche dei tanti italiani che non si piegarono a quell'ideologia e che furono torturati e uccisi al pari del popolo ebreo. A Teramo esiste un'unica pietra d'inciampo in Viale Cavour, posta personalmente dall'artista tedesco Gunther che le realizza da anni. Lì abitava Alberto Pepe, morto da eroe a 35 anni nel campo di concentramento di Wietzendorf. Questa pietra d'inciampo rappresenta tutto l'orrore dell'Olocausto, ma anche l'eroismo di tante persone come Alberto Pepe. Chi era Alberto Pepe? Era un teramano molto legato alla sua città, amante della montagna, dello sport, che partì per la guerra come tutti i 600.000 italiani che poi dopo l'8 settembre rimasero sul fronte, e lì di fronte alla scelta se andare dalla parte appunto anti-italiana, quella dei nazisti, o continuare a stare dalla parte per cui avevano giurato, quella della patria, quindi dalla parte dell'Italia, lui, come questi 650.000 IMI, che si chiamano internati militari italiani, cioè soldati che stavano al fronte, rimase dalla parte giusta. E quindi furono tutti quanti deportati in Germania e in Polonia, furono 2 anni terribili, praticamente nessuno aderì quindi al nazismo, al nazifascismo. Se aderivi e quindi lavoravi potevi tornare a casa poco dopo, non lo fece quasi nessuno. Ne morirono 50.000, tra cui appunto mio nonno. La sua famiglia come vive la giornata della memoria? Queste celebrazioni, che devo dire da pochi anni, sono continue e attive, anche grazie all'istituzione del Giorno della Memoria, che è una legge importantissima. Siamo orgogliosi e viviamo con grande impegno. L'impegno oggi, ma noi lo facciamo spesso, anche nelle altre ricorrenze, di trasferire queste conoscenze, perché le nuove generazioni poi dovranno averne contezza perché non accada mai più.